Amici di Armi e Tiro, quella che vi vogliamo presentare in questa circostanza è un'arma per molti versi estrema che rappresenta l'evoluzione più moderna e tecnologica di un'arma assolutamente classica come è il revolver. A fare questa interpretazione è Smith & Wesson, il modello è 327. E si tratta di un revolver in calibro 357 Magnum che possiamo definire a tutti gli effetti ad alta capacità di fuoco, destinato alla difesa personale, al porto occulto e anche alla difesa abitativa. Le sue caratteristiche sono rese estreme innanzitutto dalla canna molto corta in rapporto al calibro, che ha una lunghezza di soli 2 pollici, al fine ovviamente di rendere il più compatta possibile quest'arma. La meccanica e il telaio sono quelli del modello 27, celebre prima arma in assoluto a essere camerata in 357 Magnum, anche se la denominazione modello 27 arrivò qualche anno dopo. Quindi è il telaio N, uno dei più grandi dell'azienda, anzi il più grande fino all'arrivo del telaio X per le armi in 460 e 500 Smith & Wesson, con capacità di 8 cartucce, a rendere però tuttavia speciale quest'arma è la scelta dei materiali che la rendono veramente leggera, quindi portabile, compatta, maneggevole, molto di più rispetto a quanto le sue dimensioni suggerirebbero. Com'è possibile fare questa magia? Come indica la serie 3, diciamo, della denominazione del modello, quindi 327, la prima cifra 3 indica che per il telaio si è scelta una lega leggera arricchita con un materiale particolare che si chiama scandio, che garantisce una grande tenacità pur avendo appunto una base di alluminio, di lega leggera di alluminio, estremamente leggera. Il peso è contenuto estremamente rispetto a quello che sarebbe normale, anche dal fatto che il tamburo non è in acciaio, bensì in titanio, materiale che, come è noto a tutti, ha delle caratteristiche eccezionali di resistenza, ma risulta molto più leggero rispetto all'acciaio. In titanio è anche il manicotto intorno alla canna che serve inferiormente a carenare la stina dell'espulsore e superiormente a dare ricetto, diciamo così, alla coda di rondine sulla quale è innestato il mirino. La canna, invece, che si trova all'interno del manicotto, è tradizionalmente in acciaio, ovviamente rigata. Scatto, come è da tradizione Smith & Wesson, in singola e doppia azione con cane esterno. La cresta è di tipo semi-combat rastremata nella parte posteriore al fine di limitare l'impigliamento, ma nello stesso tempo di fornire una buona presa. Anche il grilletto è di tipo semi-target, quindi leggermente più largo rispetto a quelli puramente difensivi, in particolare degli anni 60 e 70, liscio come si conviene per il tiro in doppia azione. L'impugnatura, che è probabilmente una delle parti, diciamo, più fuori scala perché ha la dimensione full size, diciamo così, è in legno laminato con rilievi anatomici. Di rilievo è il fatto anche che, oltre ad alimentare il tamburo con cartucce sfuse, come è tradizione del revolver, esiste una fresatura sulla faccia posteriore che consente l'utilizzo di lunette o full moon clip che consentono di caricare e scaricare le cartucce tutte insieme, velocizzando quindi enormemente la procedura di caricamento. Dobbiamo anche dire che in effetti comunque la dotazione di 8 cartucce per un revolver destinato alla difesa personale è già tutto sommato molto elevata e garantisce la possibilità di risolvere quelle situazioni che si dovessero disgraziatamente venire a creare per quello che riguarda il rischio della propria incolumità. La canna corta ovviamente ha come contraltare il fatto che anche la stina dell'espulsore sia decisamente ridotta in lunghezza rispetto ai lunghi bossoli del 357 Magnum, ma
come avviene spesso in questi casi, a determinare l'efficienza dell'espulsione, molto spesso è anche la forza con la quale si agisce sulla astina e anche la direzione nella quale si tiene l'arma mentre si aziona l'astina. Si tratta ovviamente di un'arma concepita per la difesa anche per quanto riguarda gli organi di mira, che sono quindi costituiti da un mirino a lama con un riferimento arancione per la collimazione istintiva e da una tacca di mira a U fissa realizzata per fresatura sulla sommità del telaio. Si tratta in effetti, con 640 grammi di peso complessivo, scarica, di una delle armi in calibro 357 Magnum che rappresenta il miglior compromesso tra peso, capacità di fuoco e potenza espressa. La rosata di 8 colpi a 15 metri, nonostante i due pollici di canna, è comunque molto concentrata. In questo caso l'abbiamo ottenuta con munizioni a palla troncoconica blindata della Fiocchi del peso di 158 grani. Le mire fisse, non regolabili, risultano comunque perfettamente centrate al bersaglio, atteso il fatto che noi collimavamo alla base del barilotto. Quindi, come si può notare, per l'impiego difensivo, ma anche quella volta che si volesse andare al poligono, l'arma è in grado di dare soddisfazioni più che rimarchevoli. A chi è destinata quindi l'arma? L'arma è destinata a chi desidera un'arma, innanzitutto come il revolver, quindi assolutamente intuitiva nell'impiego, che può rimanere carica indefinitamente, perché non ci sono molle sotto sforzo come può capitare con i caricatori delle pistole semiautomatiche, compatta ma nello stesso tempo ad alta potenza e con elevata capacità di fuoco. Cosa richiede quest'arma? Beh, lo scotto da pagare per questo equilibrio tra le leggi della fisica teso al massimo è che il rinculo è piuttosto violento e di conseguenza necessita di un minimo di affiatamento con l'arma. Come si richiede poi con qualsiasi arma destinata alla difesa personale, è sempre necessario testare prima, e possibilmente in modo abbastanza estensivo, la combinazione tra arma e cartuccia, trovando il miglior compromesso tra la precisione intrinseca della cartuccia, la regolarità di funzionamento e la sostenibilità del rinculo e della vampa di bocca. Perché comprarla? Perché è un prodotto ad alta tecnologia, perché ha la qualità di uno dei più famosi produttori del mondo per quello che riguarda i revolver, perché ha uno scatto assolutamente impeccabile, come da tradizione Smith & Wesson, e perché, tutto sommato, per il cultore di questo specifico segmento di armi, è anche decisamente fuori dagli schemi. Con chi si confronta? In effetti, per i materiali utilizzati, la capacità di fuoco e il rapporto tra dimensioni e potenza, in questo momento non ci sono concorrenti diretti sul mercato italiano.